di informazione contenuta in questo webinar è con finalità esclusivamente educativa. Okay? Tutte le analisi vengono fatte in un ambiente demo e XTB non si assume nessun tipo di responsabilità e non dà alcun tipo di consiglio operativo durante questo webinar. Ok? Diamo ancora un po' tempo a tutti di collegarsi, sono le 12:12 e ci sentiamo tra un paio di minuti. Perfetto, eccoci qua. Ridatemi conferma audio-video cortesemente. Perfetto. Una domanda, avete avuto qualche problema con il link, con le mail? Qualcuno mi dice no audio, mi date conferma che mi ascoltate? Giovanna mi dice sì con il link, audio ok, nessun problema, tutto ok, perfetto. Okay.
aspetto un altro minutino, così visto che qualcuno mi ha segnalato problema con il link, poi non devo ripeterlo. Allora, io penso che possiamo un attimino iniziare comunque. E allora, giornata di oggi abbastanza interessante. Come vedete, abbiamo il nostro grafico giornaliero sull'oro. Una giornata piuttosto interessante perché ci sono dati abbastanza importanti negli Stati Uniti alle ore 14:30 e ovviamente anche qualche dato in Canada. I dati importanti sono ovviamente i No Farm Payrolls e il tasso di disoccupazione. Okay? Sono dati che ovviamente comportano anche dal punto di vista proprio del trader volatilità, e quindi ovviamente quando abbiamo un movimento possiamo un attimino cercare di cogliere buoni spunti e quindi portarci a casa dei gain piuttosto facili, ok? Sotto questo punto di vista, quindi andremo un attimino a visualizzare il dollaro yen, il gold, l'euro dollaro e ovviamente poi l'S&P 500, il DAX e la situazione del VIX. Insomma, sono gli asset che più ci interessano e sono gli asset che ovviamente comportano anche una situazione di possibile beneficio, quindi per noi che facciamo trading, okay? Sotto questo punto di vista, veniamo il dato dei No Farm Payrolls, veniamo da un dato dello scorso mese. Se noi lo andiamo un attimino a rivisitare, così almeno ricordiamo, andiamo un attimino a ricordare quello che è successo, ve lo faccio vedere proprio qui sul grafico dell'oro. Eravamo esattamente, siamo giugno, andiamo un attimino a ritroso, giugno. Ecco qui, 31.01, eccolo qui, 3 di giugno, questo qui era la candela, venivamo da una situazione di correzione piuttosto interessante per quanto riguarda l'oro, che aveva messo in dubbio un po' la struttura al rialzo, perché comunque abbiamo visto un mese praticamente in cui l'oro stava correggendo. È entrato prima in una fase laterale dal 29 di aprile fino al 17 maggio, poi un paio di settimane in cui questa fase laterale era un po' finita e quindi abbiamo avuto una correzione al ribasso sostanzialmente, che aveva messo in dubbio un po' la nostra struttura rialzista. Però con i No Farm Payrolls ovviamente abbiamo avuto un catalizzatore piuttosto importante. I No Farm Payrolls dello scorso mese sono stati praticamente pressappoco disastrosi, perché avevamo avuto un dato intorno ai 36-38 K, ok? E venivamo insomma da dati che oscillavano tra 380 e 200, quindi 36-38 K, quindi era stato un dato fortemente negativo. E avendo un dato fortemente negativo, lo vediamo qui sull'oro, ma possiamo fare ovviamente un raffronto anche sul dollaro yen. Andiamolo a vedere, 3 aprile. Giugno, eccolo qui, dollaro yen, ecco qui il dollaro yen 3 giugno, questo è il dollaro yen, e vedete che è dato fortemente negativo, quindi che ha deprezzato un po' quello che è il dollaro, dandoci quindi uno spunto al ribasso sul dollaro yen. Eravamo in zona 108 e quindi di conseguenza uno spunto al rialzo sul
sull'oro, ok? Tenete in considerazione che quella giornata lì l'oro ha effettuato circa 35 dollari al rialzo. È stato poi catalizzatore per il movimento che si è concluso, diciamo, il movimento che avevamo prefissato qualche mese fa con un obiettivo, dove avevamo un obiettivo piuttosto ambizioso, intorno ai 1370, 1350, 1370. Quindi avevamo un obiettivo molto ambizioso che magari mesi fa poteva sembrare quasi un po' una chimera, diciamo. E come vedete, insomma, giusto l'altro giorno è stato raggiunto questo obiettivo di medio-lungo periodo sull'oro, sostanzialmente. Quindi in questo momento veniamo da 2 giorni piuttosto, in una fase piuttosto di incertezza per quanto riguarda l'oro, quindi siamo in una fase piuttosto importante di ipercomprato e quindi se tanto mi dà tanto, insomma, e oggi come oggi potremmo avere uno short piuttosto interessante. È uno short piuttosto interessante che potrebbe essere sia a livello strutturale sia a livello anche tecnico catalizzatore a quella che potrebbe essere una correzione al ribasso che magari ci può portare su una zona di supporto piuttosto interessante per poi andare alla ricerca, secondo me, di nuove zone di vendita. Se vi ricordavate, parlavamo di zona di vendita proprio un mesetto fa, zona di, scusate, di acquisto, non di vendita, zona di acquisto intorno ai 1208, 1210. Adesso questa zona qui potrebbe diventare magari 1290, ok? E questo perché? Perché io personalmente ho, diciamo, come visione da qui magari a fine anno ancora un potenziale piuttosto interessante, un potenziale di crescita piuttosto interessante sull'oro e vedendo com'è la situazione economica globale, magari possiamo avere comunque un obiettivo ancora più ambizioso, quindi vederlo sono anche 1400, 1430 sostanzialmente, quindi quello è un po' l'obiettivo che possiamo avere. E attualmente anche il dollaro yen ci porta un po' a pensare a questa tipologia di situazione. Il dollaro yen che ha raggiunto un po' la soglia psicologica di 100,50, okay, quindi un dollaro scambiato a 100 yen e 55 è una soglia psicologica piuttosto importante per chi compra e chi vende. E se vi fissate dal grafico anche giornaliero, vedete che insomma il dollaro yen dalla soglia di 120-121 non ha smesso di scendere. Ok, proprio il giorno prima del Brexit, poi una correzione che secondo me potrebbe essere anche importante, con magari una correzione che possa andare anche possa riportare il cambio anche magari sui 100, 105 più o meno. Questo ovviamente con un'ottica, insomma, molto una posso quella zona lì dei 1280, 1290. E come movimento giornaliero, se scendiamo nel dettaglio in un grafico a 15 minuti, quindi potrebbe essere pip. Vediamo un attimino, partire da ora una candela, okay. Me la segnalo un attimino in rosso così la vedete meglio. Ecco, proprio questa zona qui, 101,40. Okay, questa zona qui, come obiettivo giornaliero, con i no farm payrolls, potrebbe essere interessante. Tenete in considerazione che una cosa piuttosto importante, ok? Io credo che ci sono diversi scenari davanti qui da tenere anche in considerazione, visto che il dato
È stato veramente molto molto basso, l'ultimo dato è stato veramente molto basso e ovviamente un po' tutti si aspettano un dato quantomeno positivo, okay? Quindi nessuno si aspetta un dato ancora più basso di quello che abbiamo avuto. Il problema qual è? È che ovviamente non si sconta tanto. Non si sconta tanto il dato di per sé, okay? Si sconta il valore atteso. Attualmente, da quello che vedo, abbiamo comunque un valore atteso di circa 170-175, anche se in realtà vedevo su altre fonti 150, okay? Quindi sotto questo punto di vista, i mercati, come sapete, potrebbero scontare in una maniera differente il dato che poi uscirà. Io personalmente sono dell'idea che comunque qualsiasi valore che magari possa uscire, non so, al di sotto dei 140, comunque potrebbe essere interpretato anche in una maniera negativa, insomma. E qualsiasi dato che magari abbiamo al di sopra dei 150 potrebbe essere interpretato con una forma positiva, ok? Nel nostro caso specifico, come si trada? Io personalmente vi consiglio di lasciar perdere un po' gli indici, perché sugli indici, con il dato in occhi di volatilità, potrebbero prendere lo stop, ok? Il primo consiglio che posso dare magari un conto basic che potete aprire direttamente dall'area clienti e che vi permette di avere lo stop loss garantito. Ok, quindi sotto questo punto di vista, per un trader più esperto, sicuramente può cercare di scalpare, di fare un po' raccogliere gain tanto al rialzo come al ribasso. Questo per un trader più esperto. Per voi che magari siete meno esperti, vi consiglio di prima di avere un'idea. Okay? Quindi se avete l'idea che quindi come ho io personalmente questa idea che magari il dollaro possa, in questo caso dollaro yen, possa andare al rialzo, quindi vi consiglio di settare solo ed esclusivamente un buy stop al rialzo, quindi di utilizzare un ordine condizionato, ad esempio in questo preciso momento che sono le 12:30, quindi mancano 2 ore. Io personalmente magari mi collocherei proprio un buy stop qui sopra, ok? E collocandomi magari un buy stop proprio qui sopra, intorno al 100.70, cercherei un attimino di effettuare proprio un'operazione al rialzo con un buy stop sui 100.70 e ovviamente andare proprio alla ricerca non di questo spazio qui che sono 70 pip, perché francamente prendersi 70 pip è abbastanza difficile e a livello psicologico, perché comunque nei non farm payrolls abbiamo visto anche magari non farm payrolls in cui abbiamo visto non farm payrolls in cui c'è stata poi poca volatilità perché il dato magari è stato deludente, c'è molta incertezza, altri invece in cui magari l'operazione è stata molto molto più pulita e lineare. Quindi al momento io vi consiglio questo livello di ingresso. Qualora il prezzo dovesse scendere ancora in queste 2 ore, possiamo anche abbassare questo livello di entrata, okay? Quindi magari adesso sta un po' andando verso il basso, quindi poi lo potremmo anche abbassare magari e collocarlo intorno ai 100.60, ok? Io personalmente vi consiglio di cercare di monetizzare magari un 30-40 pip all'incirca, ok? Stop loss, dove inserire un eventuale livello di stop loss? Ad esempio, se io mi pongo come entrata qui sui 100.70, ovviamente posso tranquillamente inserire uno stop loss proprio qui sotto, 20 pip più sotto. Ok, quindi andare ad identificare la parte opposta a
della nostra congestione. Quindi cosa vuol dire? Che ovviamente nelle fasi antecedenti alla release del dato, e ovviamente il prezzo si congestiona, ok? Quindi noi, se identifichiamo questa piccola congestione, possiamo andare ad identificare quel livello di breakout per il nostro ingresso, e possiamo poi andare a collocare nella parte opposta della nostra congestione il nostro livello di stop, ok? Attualmente, vedete, sta un po' scendendo il prezzo, quindi ben venga, vediamo un attimino verso le ore 14, 14:15, insomma, potete avere la situazione più chiara. Quindi se il prezzo adesso si dovesse congestionare in questa zona qui, magari possiamo anche spostare, come vi dicevo, il nostro livello di ingresso sui 100,57, 100,60, insomma 10 pip più in basso, e avere quindi uno stop loss leggermente più in basso, ok? Io personalmente cercherò di muovermi sotto quest'ottica, ovviamente sull'oro, se tanto mi dà tanto, e sull'oro avrò una situazione opposta, ok? Una situazione opposta, qui magari vedete qui a 1356, posso in questo momento qui collocarmi un livello di stop qui a 1359, un livello magari di entrata qui su questo minimo qui a 1354, e quindi cercare di prendere in questo caso un 10-15 dollari, magari 10, e in una maniera abbastanza intelligente, ok? No, il dato di non farm payrolls e del tasso di disoccupazione, che ripeto sono dati che poi portano volatilità, quindi volatilità per chi fa un'operazione giornaliera è sinonimo anche di profit, ma è anche sinonimo di potenziale perdita, ok? Ovviamente, chi di voi fosse convinto, insomma, non fosse d'accordo con la mia view, ma fosse convinto che il dato possa essere ancora negativo, quindi positivo per il gold, e ribassista per il dollaro yen, ovviamente opera nella maniera opposta, okay? Inserendo un livello di acquisto sul gold, che in questo caso potrebbe essere proprio 1359,26, e un livello di stop che potrebbe essere proprio questo 1354. E Luca mi chiede: possiamo inserire ambedue gli ordini e sfruttare la volatilità? Assolutamente sì, perché comunque, in virtù del dato fortemente negativo che abbiamo avuto in precedenza nel mese scorso, è veramente complicato comunque capire che dato uscirà e come soprattutto il mercato lo sconterà, okay? Noi possiamo cercare solo di lavorare nella maniera più con le informazioni che ci vengono date un po' dai grafici, ovviamente dall'economia in generale, diciamo. Quindi sotto questo punto di vista potete anche settarvi, ad esempio vedete sull'oro vi ho tracciato questi due livelli qui, 1359, 1354, sembrano essere livelli interessanti, quindi chi magari è più esperto può anche inserire un buy stop, un sell stop, cercare di sfruttare la volatilità semplicemente senza avere una opinione su quello che è reale, su quello che può essere il reale andamento, insomma. Male che va, se vi partono tutte e due le operazioni, non correte poi tanti rischi, perché comunque rimanete in una posizione eggiata, ok? E vediamo un attimino se qualcuno di voi ha delle domande in particolare. Allora, qualcuno di voi mi chiede: oggi in particolare Tiziano, non sarebbe rischioso piazzare il doppio ordine pendente? L'ho appena detto, e se siete in grado, se avete una buona dimestichezza con la piattaforma e ve la sentite, lo potete fare, ok?
Io personalmente non lo consiglio perché, vi ripeto, bisogna avere una certa destrezza poi nel gestire gli ordini, anche una certa capacità emozionale. E sull'oro e sul dollaro yen vi potete prendere anche questo rischio, perché generalmente sull'oro e il dollaro yen partono in una maniera piuttosto interessante, ok? Quindi generalmente il rischio di che vi vengano presi i due ordini, sinceramente, dai dati che ho visto, è molto molto basso. Per chi invece facesse l'euro-dollaro e DAX o comunque S&P 500, magari lì vi consiglio di non inserire tutti e due gli ordini, ok? Perché comunque la possibilità di avere comunque degli spike è molto più elevata, ok? Questo dato qui influenza molto dollaro, yen e oro, quindi nel momento in cui il mercato decide una direzione, difficilmente poi va nella parte opposta, ok? Su dollaro yen e oro, però ci sono stati dei casi in cui si è generata incertezza e quindi è possibile che vi prenda tutti e due gli ordini. Ovviamente dipende poi alla fine tutto dalla size. Se utilizzate una size piuttosto alta, forse è meglio non inserire tutti e due gli ordini. Se utilizzate una size più bassa, magari forse potete anche un attimino e rischiare, ok? E qualcuno mi chiede cos'è lo stop loss garantito. L'abbiamo detto mille volte. Lo stop loss garantito lo avete sul conto basic e sostanzialmente una caratteristica del conto basic che ha XTB e che non ha nessun broker, dove voi esattamente inserite il livello di stop e vi viene rispettato quel livello di stop senza slippage, senza comunque eventuali situazioni di gap e quant'altro. Ok, quindi questo è sicuramente un valore aggiunto, perché magari fa trading su soprattutto sulle notizie. Ok. È chiaro un po' la situazione, datemi anche la vostra opinione, io personalmente ve l'ho data e spero, insomma, se qualcuno di voi ha dei dubbi, delle domande, parli ora, che poi le verifichiamo per tutti. Vedete, in questo momento qui, come il dollaro yen è sceso sotto 100,50, quindi ben venga, si sta creando una nuova zona di congestione, quindi in questo caso qui magari possiamo abbassare i nostri livelli di ingresso sostanzialmente. Ok, quindi vi ripeto, avete tre opzioni. La prima è seguire una strategia solo ed esclusivamente rialzista, quindi utilizzare solo il breakout al rialzo. La seconda, se siete dell'opinione opposta, di utilizzare solo ed esclusivamente una strategia con un breakout al ribasso, o la terza, rimanere neutrali sul mercato e inserire ambedue gli ordini. Ogni strategia vi comporta comunque un grado di rischio, ok? E la cosa determinante è individuare proprio una congestione come questa, perché comunque se alle ore 14:15 avremo una congestione come questa, esattamente andiamo a settare i nostri livelli di stop loss e di take profit, o i nostri livelli di buy stop e sell stop in contemporanea sulla parte esteriore di questa congestione qui, ok? Tenete in considerazione, secondo me non dovete tanto esagerare con le sides, perché comunque il dato di luglio è veramente molto complicato da decifrare. La cosa, secondo me, è molto distinta da quella che era il dato di giugno,
su giugno magari secondo me era molto più prevedibile, infatti con alcuni di voi ho fatto diversi trade, quindi era molto più prevedibile. Questo dato qui è molto difficile, molto incerto, veniamo comunque anche dal post-funk del 15 di giugno, dal Brexit, quindi è un dato ancora più complicato, quindi mi raccomando non esageriamo con le size, ok? E vediamo un attimino. Altre domande? Allora, Giovanna mi chiede su Gold, sell stop a 1354 con take profit 1345. Sì, l'idea è quella. Potrebbe essere quella come idea. Adesso 1357, quindi sono giusto a 3 dollari più in alto. L'idea potrebbe essere quella, ovviamente, qualora il dato sia negativo per l'oro. Ok, quindi affinché il dato sia negativo per l'oro, vorrà dire che abbiamo un dato in generale positivo. Ok, quindi un dato positivo. Quindi, ad esempio, se dovesse uscire un 200, tanto per dirvi come dato. Sicuramente l'oro, avremo un breakout al ribasso dell'oro senza alcun dubbio. Ok, quello che ci interessa è che il dato sia un dato corposo, okay? Un dato corposo che non rimanga lì a cavallo tra i 140 e i 150, perché altrimenti il rischio è quello di avere molta confusione, secondo me. Che comunque il valore atteso è di circa 170, ok? Quindi se dovessimo avere anche solo 180, che comunque sarebbe consono al valore, a quello che era il valore del mese di maggio, e a quel punto la situazione secondo me è molto lineare, comunque avremo un'operatività molto lineare di short sull'oro e di long sul dollaro yen, ok? Questo è un po' l'obiettivo in questo momento qui, il dollaro yen, da quello che vedo ancora un po' lì che è vicinissimo proprio al minimo fatto ieri e l'altro ieri, quindi vedete ha fatto un doppio minimo e adesso si sta avvicinando, diciamo addirittura a 100,47, è sceso di 10 pip, vediamo un attimino se adesso si congestiona in questa zona qui, ok? E invece, qualora ovviamente il dato dovesse essere positivo per loro, quindi negativo in senso generale, ovviamente il livello di ingresso 1359 è secondo me ottimo. Ok, e sull'oro rispetto al dollaro yen, la situazione è molto più comoda perché abbiamo due livelli abbastanza chiari: 1359 e 1354, una congestione non ampissima e il prezzo si trova proprio a metà strada, quindi secondo me è una situazione piuttosto favorevole in questo caso al trader, ok? È molto molto favorevole sull'oro. Invece sul dollaro yen non è una situazione, diciamo, molto molto favorevole, però quello che ci interessa a noi è avere comunque situazioni chiare, quindi in questo caso ce l'abbiamo abbastanza chiara sull'oro, quindi non dobbiamo far altro che premere il tasto on su una delle tre strategie dette poc'anzi. Io personalmente delle tre preferisco lo short su oro, poi magari mi sbaglierò e andrà long di 20-30 dollari, però diciamo io personalmente sono favorevole a uno short di oro, un long di dollaro yen, ok? Personalmente. Per chi è più avverso al rischio può utilizzare sia il buy stop che il sell stop, quindi collocare ambedue gli ordini e vedere un po' dove tira il vento, e chi invece la vede in una maniera opposta alla mia tranquillamente può andare long di oro in questo momento con il dato di non farm payrolls e short ancora di dollaro yen, ok? Vediamo un attimino e poi buy stop a 1354.
No, allora, Giovanna, se ti riferisci al buy sempre sull'oro, allora l'oro ce l'abbiamo, quindi buy sell stop a 1354 e nel caso in cui hai la visione long, buy stop a 1359. Okay, questo nel caso dell'oro, okay, attualmente, poi se cambia qualcosa nelle prossime ore e mezza, va bene così. E buy stop a 1354, non so a cosa ti riferisca. Ah, forse intendi buy limit, non buy stop, quel prezzo lì. No, poi quello che sarà successivamente è un altro discorso. Io vi sto parlando adesso solo e esclusivamente di come affrontare il dato di No Farm per Oats. Poi, in base al dato che uscirà, possiamo avere un'idea più concreta su come pianificare altri ingressi. Ok? E quindi penso che sia chiaro sotto questo punto di vista. Diamo un'occhiata anche agli indici. Gli indici abbiamo avuto una divergenza piuttosto interessante perché nel momento in cui il DAX è andato a fare questo doppio minimo interessante, adesso comunque, come vedete, abbiamo sicuramente una giornata positiva, però in realtà veniamo da quattro giornate piuttosto ribassiste, quindi con una situazione ancora piuttosto delicata, e l'S&P 500 è tornato in una zona di massimi di 2095, ok? E questo è abbastanza interessante perché comunque abbiamo avuto una divergenza, secondo me, piuttosto importante, in cui l'S&P 500 comunque si è mantenuto in zona di massimi con una piccola correzione piuttosto poco rilevante, mentre il DAX si è mantenuto in zona di minimi. Okay, quindi, come vedete, anche a livello generale, l'S&P 500 si è mantenuto comunque, attualmente si mantiene tuttora in questa zona di massimi. Siamo a 2096, in fondo, livello chiave 2100 sull'S&P 500. Il DAX no, il DAX è sceso sui minimi. Quindi, abbiamo avuto una divergenza, molto probabilmente dovuta alla situazione del settore bancario che abbiamo qui in Europa, però questa divergenza cioè, è da sottolineare. E abbiamo anche una sezione piuttosto interessante sul VIX, perché il VIX, come vedete, sta scendendo e continuando a scendere. Ieri sembrava salisse, io personalmente ho fatto un'operazione di acquisto proprio all'apertura e ho chiuso intorno alle 7:30. E vi devo dire che mi è andata bene perché ho portato a casa con mezzo lotto, mezzo punto. Ok? Mi è andata bene perché? Perché poi il VIX ha chiuso, come vedete, a ribasso. Ho chiuso. Quindi mi è andata piuttosto bene e mi è uscita proprio quell'operazione che volevo, che mentalmente mi ero pianificato, perché comunque mi aspettavo un po' che potesse scendere ancora. E quindi siamo ancora in una zona di acquisto piuttosto interessante, ok? Occhio al rollover del giorno 13 luglio, ok? Un rollover generalmente annulla un po' quello che è il vostro gain, perché comunque c'è il cambio di futures, dove vi vengono scontati gli interessi, quindi il passaggio dal futures di giugno a quello di luglio, no, scusate, quello di luglio a quello di agosto. E quindi mi raccomando, attenzione anche a segnarvi le date, ok? Quindi, sotto questo punto di vista, occhio anche al VIX, è abbastanza congruo perché VIX attualmente è 15, 16,02 in acquisto. Attualmente il mercato è chiuso, apre alle 3,35 e S&P 500 sui massimi. Quindi, ottima situazione per cercare di, insomma, cogliere questa opportunità sul VIX, ok? Dunque, io direi che per il momento è tutto e penso, insomma, di essere stato abbastanza chiaro per quanto riguarda l'operativa, la mia opinione e come, insomma, affrontare questi dati delle 14:30. La registrazione sarà disponibile a partire, insomma, intorno alle 2 la troverete su YouTube. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi auguro un buon trading e vi ricordo sempre che la mia mail è andrea.dimarco@xtv.it.
E vi auguro ovviamente un buon trading, appuntamento alle prossime trading room. Consultate ovviamente il nostro calendario sul sito internet. Grazie mille a tutti e buon trading.